Buongiorno a tutti e benvenuti a questo video tutorial della Biblioteca di Brugherio. In questo video tutorial vi mostreremo come gli ebook e gli audiolibri digitali di MLOL siano integrati direttamente nella ricerca di BiblioClick e come è possibile prenderli in prestito. Ad esempio, cerchiamo un libro di Licia Troisi, Il talismano del potere. Come vedete, nei risultati della ricerca appaiono sia il libro cartaceo, sia l'ebook di MLOL, sia l'audiolibro di MLOL. Anche se qui viene descritto come ebook, in realtà è un audiolibro, lo si capisce dall'icona dell'altoparlante presente qui in alto. Se anziché prendere in prestito il libro cartaceo desideriamo prendere in prestito l'ebook o l'audiolibro, possiamo procedere in questo modo. Possiamo aprire direttamente MLOL qua dai risultati di ricerca di BiblioClick cliccando su questa scritta. Qui c'è una informativa sulla privacy che bisogna accettare. Come vedete, si è aperta in una nuova finestra la pagina del nostro portale MLOL, che è sbnemmedialibrary.it, e siamo già loggati con le credenziali con cui siamo loggati anche su BiblioClick. A questo punto quindi possiamo fare clic su Prendi in prestito. Un messaggio ci dice che abbiamo a disposizione due download mensili per questa tipologia di ebook e poi ci chiede come vogliamo scaricare l'ebook, in quale formato. Per computer faremo clic su Scarica. Lo scaricheremo in questo formato LCPL e lo andremo poi ad aprire con l'app MLOL ebook reader che avremo precedentemente scaricato da il portale MLOL del nostro sistema bibliotecario. Facendo clic su Esplora, aiuto, MLOL ebook reader. Qua potete scaricare MLOL ebook reader per il computer. Per una guida dettagliata su come scaricare gli ebook da MLOL vi rimandiamo all'ultimo video di questa playlist in cui Francesco Pandini spiega tutte le operazioni da compiere passo per passo.